Ciao ragazzi, benvenuti su un nuovo video. Nel precedente video cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di capire cos'è l'insulina e quali sono le sue principali funzioni. Oggi facciamo un passo più in là, cercando di capire cos'è l'insulinoresistenza. Quindi iniziamo. Una persona con un eccesso di glucosio nel sangue non avrà mai problemi se in salute. Cioè, se il pancreas, che è un organo che produce in questo caso insulina, funziona bene. E perché questo? Perché ci sarà una maggiore produzione di insulina. Ricordate la nostra chiave? Che è spingere l'eccesso di glucosio nei tessuti che riescono a metabolizzarlo. Che, lo ricordo, sono il tessuto adiposo, da voi tanto odiato, il fegato e il tessuto del muscolo scheletrico. Quest'ultimo, il muscolo scheletrico, consuma molto glucosio. Se noi facciamo attività fisica, che sottolineo non è l'esercizio fisico, e qui apriamo anche una bella parentesi sulla differenza tra attività fisica ed esercizio fisico. L'attività fisica è quando voi vi muovete. Andare a piedi al supermercato è attività fisica. Muoversi per lavorare è attività fisica. Mentre l'esercizio fisico cos'è? L'esercizio fisico è muoversi in maniera programmata, ad esempio una camminata a passo svelto, ancor meglio se tenendo conto anche della frequenza cardiaca, per magari tot minuti. E detto questo, torniamo al nostro discorso, cioè al cosa succede se siamo prevalentemente sedentari. Ti piace il divano, vero? Quindi, se il nostro muscolo scheletrico non ha bisogno di glucosio, ricordo che il glucosio è una molecola da cui il nostro corpo riesce a ricavare energia, in qualche modo i nostri poveri muscoli cercheranno di difendersi da questo eccesso di glucosio che magari stiamo mangiando ed è quindi alto nel circolo sanguigno. Ed è qui che subentra una condizione cosiddetta insulinoresistenza. Cioè, cerchiamo di capirci, il muscolo non vuole questo eccesso di glucosio all'interno delle proprie cellule, perché fondamentalmente non gli serve, perché tanto non sta facendo attività fisica, quindi la glicemia tende a salire un pochino di più, ma il pancreas, che si accorge di questo aumento della glicemia, risponde producendo maggiore insulina. E dove manda questo eccesso di glucosio? Nel tessuto adiposo, la pancia. E quindi è chiaro che questo eccesso di glucosio, anche minimale, 2, 3, 4, 5 mg decilitro, presente nel sangue, viene mandato nel tessuto adiposo, dove viene trasformato in cosa? In trigliceridi. Dove si forma quel grasso che noi abbiamo? Tutti noi abbiamo una certa quantità di grasso, anche se minimale, e se in eccesso la odiamo con tutto noi stessi. Quindi qui si entra in una specie di circolo vizioso, perché il muscolo non si muove, si difende e manda questo eccesso energetico dove giustamente deve andare, ovvero nel grasso. E perciò l'insulina alta non è una causa dell'ingresso di glucosio nel tessuto adiposo, ma è una conseguenza del fatto che il muscolo non vuole questo glucosio, perché non sa cosa farci. E quindi quale può essere una soluzione? Semplice, muovere di più il muscolo. Ricordiamoci che l'attività fisica e l'esercizio fisico aumentano il metabolismo. L'insulinoresistenza non è altro che una necessità di produrre una maggior quantità di insulina. Perché? Perché bisogna cercare di spingere il glucosio all'interno del muscolo. E l'unica vera terapia, che questo termine appartiene più all'ambito medico, non al mio ambito, è quella di far consumare il glucosio dal muscolo. Come? Attraverso l'allenamento, che fa sì che all'interno della cellula muscolare aumenti il numero di mitocondri. E il mitocondrio è come se fosse una centrale elettrica, quindi produce una gran quantità di energia. E una persona che è allenata, quindi fa esercizio fisico in maniera programmata, ha un numero maggiore di mitocondri, quindi consuma molto di più di una persona che non si allena, anche se è ferma.
E magari a questo punto del video ti stai domandando, sì, ma quale allenamento dovrei fare? Semplice, l'allenamento aerobico, magari se lo abbiniamo ad un allenamento di resistenza con i pesi, traiamo anche un beneficio nell'aumentare questo tessuto muscolare, che è un tessuto metabolicamente attivo. Ma per iniziare potrebbe anche bastare la semplice attività aerobica. Ok, non vuoi andare a correre, va benissimo il camminare a passo svelto, non il passeggiare guardando gli uccellini. Il camminare per tot minuti ad un determinato ritmo. Per cercare di chiudere questo video, che se non l'avete ben capito, magari ne farò un altro spiegando ancora di più alcuni concetti, facendo degli esempi che mi rendo conto di non averne fatti abbastanza, voglio sottolineare quali effetti può avere l'esercizio fisico. In primis il trasporto di glucosio mediato dalla contrazione muscolare, che abbiamo già visto anche nel precedente video. L'aumento della massa muscolare, l'aumento della capillarizzazione muscolare, quindi arriverà più ossigeno, più nutrienti, arriva più sangue. Maggiore capacità mitocondriale, perché queste centrali energetiche aumentano di numero, e maggiore attività o maggiore quantità di proteine chiave del segnale dell'insulina, che è come se fossero le nostre serrature. Bene, ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questo video. Spero che qualcosa abbiate capito. Come sempre, per cercare di farmi capire se apprezzate questo tipo di video, lasciate un mi piace e, per approfondire il concetto, magari anche per andare a costruire un nuovo video su lo stesso argomento, commentate magari. Walter, non ho capito un tubo di quello che hai detto, che è possibile, perché non è facilissimo andare a costruire, a andare a cercare di semplificare al massimo dei concetti di per sé complessi. Ed ora non resta che salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo video.